Raduno 2022-2023 al Pala Borsani per la partenza della nuova stagione dei Knights in Serie B, una stagione importante e piena di ambizioni per i biancorossi che puntano ad accedere direttamente al prossimo campionato di B1 d'eccellenza che partirà in coincidenza della stagione 2023-2024. Conferenza stampa, primo allenamento e cena finale per i Knights che hanno così cominciato la nuova stagione davanti a un centinaio di tifosi presenti al Pala Borsani. Ecco le dichiarazioni del presidente Marco Tajana, del GM Maurizio Basilico, del direttore generale Antonio Fagotti e del capo allenatore Riccardo Liantonio. 19esima stagione da presidente, un lungo galoppo, una lunga storia che trova oggi l'inizio di una nuova puntata. L'emozione è sempre tanta. Anche vedere tanta gente, stasera 150 persone presenti alla conferenza stampa di avvio al 22 di agosto è una piacevole sorpresa. Ripartiamo da una squadra, quella dell'anno scorso, che ha avuto ottimi risultati, ha raggiunto gli obiettivi e quest'anno abbiamo alzato l'asticella. Abbiamo deciso, di, come è sempre stata una filosofia di mia e di Maurizio, di dare continuità a quello che era il passato, per migliorare inserendo delle giocatori che reputiamo e riteniamo possono darci un miglioramento tecnico. Per cui ripartiti dallo staff con coach Liantonio, Silvio, Davide, i quattro giocatori rimasti, Terenzi, Casini, Marino e Leardini, e abbiamo inserito quattro giocatori che sono di esperienza, che sono anni che giocano in Serie B e che quindi siamo convinti possano darci veramente quelli in più per raggiungere il nostro obiettivo, che è arrivare assolutamente nelle prime quattro. Non sarà facile, il campionato va giocato, le squadre sono tante, agguerrite, quest'anno, l'anno prossimo, questa nuova formula e tutto potrebbe essere un po' un problema in tutto, nel senso da raggiungere, ma noi abbiamo l'obiettivo di andare nelle prime quattro. Siamo sicuri di aver allestito un ottimo roster, la società è pronta sia a far bene quest'anno, sia eventualmente a fare un campionato di più alto livello dell'anno prossimo. E questo ci rende contenti. Per quanto riguarda gli abbonamenti, saranno disponibili, la campagna abbonamenti inizierà ufficialmente il 1° di settembre, troverete tutto da domani o dopodomani sui social e sul nostro sito. In generale manteniamo quello che era l'approccio degli altri anni, cioè pago 10 partite e ne vedo 15. Abbiamo due novità, la prima è una cosa logistica, la nostra panchina si sposta alla destra del tavolo, per cui chi ha voglia di prendersi l'abbonamento per stare dietro di fronte alla panchina si ricordi che da quest'anno la nostra panchina sarà a destra del tavolo, parte opposta rispetto all'anno scorso. Poi abbiamo pensato alla nostra fanbase, abbiamo pensato al nostro mondo, alle nostre famiglie, per cui a tutti i ragazzi del settore giovanile, dal più grande al più piccolo del microbasket, verrà data una tribuna per accedere gratuitamente alle partite nel settore verde non numerato. Però abbiamo proposto una formula per le famiglie che prevede che se un genitore compri una tessera numerata abbia diritto anche a una tessera numerata per il suo figlio al prezzo di 50 euro complessivi. Quindi con una tessera prendo, con un pagamento prendo due tessere di tribuna rossa numerata, quella dietro le panchine. Se prendo due tessere per due genitori ho diritto a quattro tessere, cioè due e due dei ragazzi che possono andare nelle numerate. Quindi pensiamo anche da questo punto di vista ad avere fatto un grosso sforzo per andare incontro a quello che è il mondo nostro, il mondo Legnano Basket e la nostra comunità. Speriamo di riuscire a battere il record nostro della B dell'anno scorso di 350 tessere e un incentivo in più è che il 10 settembre giocheremo la partita in casa di Supercoppa, eliminazione diretta, e sarà ingresso gratuito per tutti quelli che avranno già fatto l'abbonamento. Quindi correte a fare l'abbonamento, perché chi fa l'abbonamento prima del 10 di settembre vedrà quella partita gratuitamente, per gli altri sarà un biglietto a posto unico a 10 euro. Poi troverete tutto comunque sulle nostri mezzi di informazione. Innanzitutto inizia il secondo anno, l'anno scorso quando è partito questo nuovo ciclo anche con Marco avevamo pensato che nell'arco di tre anni dovevamo arrivare in un campionato di vertice. E la riforma dei campionati ha accelerato questa nostra idea e il nostro progetto, la nostra idea è quello di arrivare assolutamente nella B d'eccellenza. Un campionato difficile, a me non piace parlare di fasce, di squadra, di livello. Io ho guardato, tutte le squadre si sono rinforzate con giocatori importanti di categoria.
gli addetti ai lavori ci mettono come una delle quattro squadre di prima fascia. Io ripeto, questa cosa qua a me non piace. Siamo convinti di aver allestito un gruppo di non 8 giocatori ma di 14 giocatori, compresi i ragazzini. Come dicevo prima in conferenza stampa, anche Riccardo Cucchi comunque ha già fatto un campionato di C-Gold, Matteo Bassani ha già fatto un anno in più e quindi arriva, quindi i 10 giocatori sono tutti 10 giocatori importanti. Abbiamo preso dei giocatori di livello importantissimi. Io sono convinto di aver allestito una squadra molto molto forte e molto competitiva. Bisogna partire bene, io come ogni anno lo dico, la partenza di un campionato è secondo me fondamentale, quest'anno ancora di più, perché come ha spiegato prima il Presidente, per arrivare in AB d'eccellenza già in maniera automatica bisogna arrivare nelle prime quattro. Quindi non pensando, come ho detto prima, che ci siano squadre meno forti o più forti. Ogni partita sarà durissima e noi dobbiamo pensare al nostro gruppo giorno per giorno. Abbiamo fatto una scelta ben precisa di mantenere lo stesso staff e di mantenere una grossa fetta di gruppo dell'anno scorso. Quindi partendo da questo presupposto dobbiamo creare un'amalgama importante, riuscire già subito, già da domani quando iniziare una preparazione atletica, che si possa far arrivare già alla partita di Supercoppa in buone condizioni e giorno per giorno prendere sempre più fiducia e prendere più fiducia dicendo e capendo che siamo una buona squadra. Metaforicamente ogni volta che parte un'annata sportiva è come se partisse una nave dal porto, no? Il compito della società è assicurarsi che tutti facciano la loro parte e che si ritorni, metaforicamente ovviamente, sani e salvi in porto, tenendo conto quelli che sono tutti i parametri, dal campo alla società, alla raccolta sponsor e quant'altro. Quindi ogni grande gruppo che poi raggiunge dei risultati viene forgiato dal dolore, dalla difficoltà, dalla fatica non esente. Abbiamo subito capito che quest'anno non sarà diverso dagli altri e siamo come gruppo già emotivamente provati per la vicinanza che vogliamo esprimere a un nostro componente. Dal punto di vista organizzativo la società mette di fronte, pone sul mercato alcune nuove idee che con lo staff della comunicazione e del marketing ha elaborato, come quello del team building, perché come servizio che fa alle aziende per i propri sponsor ma non solo. Quindi già sono in ambito delle collaborazioni, il 15 settembre avremo il primo di numerosi team building con il quale ci accompagnerà un nome di primo piano del basket europeo come Riccardo Pittis, col quale abbiamo fatto un accordo. Questo simboleggia di come questa società abbia un sistema, uno schema, un DNA sempre abbastanza diverso, che non va a pesare costantemente sugli sponsor o sul proprio consiglio, ma cerca di creare invece utilità per le componenti che lo sorreggono, per alimentarle e nutrirle. È un girone molto equilibrato, sono almeno 9-10 squadre che punteranno alle prime posizioni, anche le neopromosse hanno costruito dei roster di buon livello, campi come sempre molto difficili in Toscana, e quindi sarà un girone duro, un girone tosto. Noi siamo lì pronti a dar battaglia a tutte, sperando di arrivare più in alto possibile. Partire con 3 o 4 giocatori che conoscono un po' il sistema, le cose che voglio, possono dare una mano ai nuovi a inserirsi più velocemente nei meccanismi. Siamo molto soddisfatti, abbiamo fatto un buon roster, abbiamo 10 giocatori che possono giocare tutti e quindi partiamo con tanta voglia, tanta voglia di far bene. Il pubblico ci è stato vicino tutto l'anno, quindi
sicuramente quello che ho detto anche prima, daremo sempre il massimo in campo, quello che abbiamo promesso ai tifosi di entrare in campo sempre col coltello tra i denti e poi all'ultimo secondo guardare il tabellone e vedere il risultato, ecco. Quindi una squadra da battaglia come serve in Serie B, perché è un campionato molto fisico, molta lotta, molto gioco sporco, quindi dobbiamo essere pronti alla battaglia, perché tanti cambi difensivi come avete visto anche l'anno scorso, quindi bisogna essere pronti a tante difese diverse, a dar battaglia, a difendere duro e quindi no, siamo contenti tutti, la società, il presidente, il GM Basilico, Fagotti, abbiamo lavorato bene con lo staff anche quest'estate per cercare le persone giuste caratterialmente prima e poi anche tecnicamente, quindi siamo pronti. La preparazione dei Knights continuerà per tutta la settimana con due sessioni giornaliere, una la mattina di atletica e una al pomeriggio di pallacanestro, sempre al Knights Palace di Via Parma 77, con allenamenti che saranno sempre aperti al pubblico.